ma è anche un luogo culturale da cui sono passati diversi intellettuali. Ragazzi, un momento per favore, poi dopo continuate a bere e a mangiare, dai. E dicevo, siccome l'Oliveta ha anche un impegno culturale, essendo un'associazione onlus, abbiamo il piacere stasera di avere tra di noi un personaggio che rappresenta un po' la storia di Pistoia, che ha lavorato per diversi anni a Douglas, la profumeria. Abbiamo chiamato sul palco Elettrauto nel Turbino, già per diversi anni promotore finanziario. Chiamerei Domenico per un'intervista. Eccolo, con la Fruit. A V. La V di Vongola. No, tu c'hai il tuo, guarda. Iniziamo. Lo levo, lo sta. Io non volevo tra l'altro fare questa cosa, mi è stato richiesto. C'è anche l'eco, è bellino. Sto. Allora, Domenico. Aspettavano tutti questo momento e i nostri amici vogliono, cioè giustamente dobbiamo accontentarli. Sono venuti apposta all'Oliveta per sentire quello che ne pensavi delle ultime elezioni politiche. Ha saputo che Bertinelli ha vinto come sindaco di Pistoia. Vogliamo sapere se è d'accordo col suo programma e come intendi appoggiare la sua elezione. Ma cambia musica, ma con i musicisti sono sempre soli. Cioè, nella vita le serate più belle sono quelle tra gli amici. Piedo. Cioè, la politica per me è una cosa che è diventata anarchia, ecco. Ora. Cioè, non dice più niente. C'è una cosa ormai che è utopistica. Non bisogna credere, cioè, a quello che dicano, ma pensare per noi stessi, musica, divertimento, cioè, pensare agli eccessi e non alle ideologie politiche. A questo punto ti volevo chiedere se appoggeresti come personaggio pistoiese la candidatura di Oliveta come partito politico alle prossime elezioni e se vedresti bene la candidatura di Risi Davide come presidente del Consiglio Mondiale. Risi Davide è un grande uomo. Un grande uomo perché fa del proprio divertimento altrui il suo. Cioè, è una persona squisita. Bravo! Scusami se non ti ho interrotto prima. Per quanto riguarda stasera quello che è stato preparato, ti è sembrato che l'organizzazione abbia funzionato? Ecco, tu cosa hai da dire su questo gruppo che si sta per accingere a suonare questa sera? Sono i Tipi Topi, i tuoi amici ormai da... È un gruppo collaudato e che deve molto anche a Filippo Morgante. Bravo, no. Pippo! Diciamo che i Tipi Topi sono uno spin-off di Pippo DJ, cioè praticamente i Tipi Topi nascono come la parte melodica del rock di Pippone, che è Duce Baldazzi, certo Pippo. E Tracy Chapman, questo lo voglio dire. Bene, ringraziamo Domenico e adesso i Tipi Topi per voi, DJ Settano.